Buongiorno Luca, come stai? Sì, Buongiorno Luca, bene, bene, dai, grazie. Tu come va? Tutto bene? benissimo. Questi primi giorni di fase 2 mi stanno permettendo di fare dei giri in bicicletta nuovamente e mi sento meglio. Sto rinascendo. Bene. Ti ho chiesto questa intervista in quanto tu sei una dei pilastri dell'azienda Volo Online, sei in Volo Online da tantissimi anni. Volevo che condividessi con noi appunto questo iter e percorso che in azienda. Sì, allora sono uno dei pezzi del puzzle che ha creato questa realtà, sono piacevolmente colpito, proprio contento di questa cosa che è stata realizzata, una parte che mi sento completamente anche mia nella realizzazione, ormai 8 anni, da 6 persone che eravamo dentro quando ho iniziato questa storia, questa avventura, rincontrando Luigi Deli. Perché comunque già lo conoscevo in passato quando avevo un'altra mansione di lavoro, sempre nel settore turismo e rappresentavo un altro tour operator. Mi sono avvicinata a lui e diciamo che l'unione è nata proprio dalla curiosità d'entrambe di crescere, di studiare nuove destinazioni, nuove proposte e di proporle al mercato, arrivare ad anticipare il cliente sui suggerimenti di viaggio. La scoperta, diciamo, dei nuovi Sì, la prodotti. scoperta è stata molto piacevole. Lui sempre, anche lui curioso perché comunque un ottimo viaggiatore, per cui l'avvicinarsi entrambe ha permesso proprio, lui si è avvicinato molto bene sulle mie idee anche di creare qualcosa sempre di differente e mai stare sullo statico nelle proposte dei viaggi. Anche perché il cliente molte volte rischia, se no si rischia veramente che ne sa più di noi, insomma. Tu che appunto sei, anch'io ho sempre apprezzato questa tua curiosità, questo tuo spirito di viaggiatore vero, in cui cerchi spesso di coinvolgermi in nuove attività. Come hai vissuto questo periodo di lockdown in cui in fondo siamo stati costretti a stare a casa? Beh, quello allora. Premetto una cosa, quello del viaggiatore vero è anche perché io ho lavorato per tanti anni come resident manager, per cui andando ad aprire mete turistiche non conosciute dal turista e dalle agenzie di viaggio, per cui trovare zero e creare tutto. Marsalam è un esempio lampante, non c'era niente quando sono arrivato io e ho creato tutto, e così in tanti altri paesi. Come ha vissuto il lockdown? Niente, molto semplice, stare in casa, dispiaciuto per quello che si è realizzato in questo periodo, fine del 2019 e inizio 2020, vedere tutto distrutto un lavoro, ricercare di costruire tutti i pezzi del puzzle, ma soprattutto la mia grinta che mi permette, cioè che mi dà forza, è quella di andare avanti, di pensare a un futuro, non abbattersi. E di logicamente di creare, per cui in questo periodo qua quello che sto facendo è A, studiare nuove destinazioni, per cui mi rifaccio il discorso di prima, B, è quello di pensare a tutto quello che è l'inverno del 2021 e l'estate 2021, per cui fare l'inverno, scusami, 2020-21 e fare tutta l'estate del 2021, che sto preparando tutti i programmi, correggendo con i vari fornitori tutte le varie cose, difatti pian pianino le sto passando tutti i vari tour in modo tale che il cliente possa già trovare qualcosa sul 2020 e tutto il 2021. Un gran lavoro, posso testimoniare quanto hai messo sotto pressione tutto l'ufficio marketing per tutto l'aspetto dei contenuti. Ma ti dico, prima che ci trovassimo adesso, sono in ballo con 10 tour proprio tutto su quello che sarà il 2021, 2020-2021. Per cui pensare tantissimo a quello che sarà il prossimo, ed è quello che secondo me è importante che tutti dobbiamo trasmettere. L'ultima domanda è un consiglio per le agenzie, nel senso che in questo momento Quello che non c'era. mancherò mai, Luca, è una sola cosa: andare avanti, pensare ad un futuro. Il mondo del viaggio è quello che gli italiani non lasceranno mai.
non trasmettere vuol dire morire, per cui le agenzie devono trasmettere, devono suggerire, far sognare. Questo è quello che devono fare le agenzie di viaggio e far capire che loro sono vive, che ci sono e che stanno andando avanti a studiare per proporre poi in seguito ai loro clienti. Questo per me è quello che dovrebbero fare le agenzie di viaggio. Un ottimo consiglio, lo condivido completamente, e nel mio piccolo è quello che sto cercando di fare anch'io con tutte le varie attività, e non posso che quindi complimentarmi conoscendo tutto il background su cui stai lavorando e ringraziarti per questi 10 minuti che hai condiviso con noi. Grazie mille a te Luca e buona, buon proseguimento di giornata. Dai, io ti sentiamo dopo, saluto. Ciao.